o se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo eso como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Dove saranno? Chiede l'elegia, e quelli che oramai non sono più, come esistesse un luogo dove l'ieri possa essere l'oggi, l'essere ancora il sempre. Dove sarà, ripeto, la teppaglia che in polverosi vicoli sterrati o in perduti villaggi istituì la setta del coltello e del coraggio? Dove saranno quelli che passarono lasciando al tempo un episodio, una favola al barrio e si affrontarono al coltello? Senza odio, o ardore, o lucro. Sueño il sur, immensa luna, cielo al revés. Busco il sur, como tu cuerpo en la intimidad. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sur. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Voce degli ubriachi, senza domani, senza ragione, si staglia in quest'aria fredda, senza timori né convinzioni, si ferma senza pudore, senza paura delle opinioni, e in quest'aria senza colore, gioca col filo degli aquiloni. Degli ubriachi è come l'acqua di un grande deserto, il coro di pezzi di vetro è come nuvole in un cielo aperto, è la voce di uomini senza gloria, senza fortuna, ma chissà quanta storia. È la storia di uomini persi sotto la fame del proprio cappello. Storia di un uomo che vive alla ricerca di un sogno più bello. Uomini che si rifugiano dietro alle lenti di occhiali scuri e da dietro guardano il mondo almeno un po' più sicuro. Che affogano i pensieri tra le onde di un bicchiere di vino, te li perdi per giorni interi,
che se parlano lì vicino, e parlano di cuori infranti e di una storia per loro mai finita, e bestemmiano diavoli e santi per poco tempo padroni della vita. Gli ubriachi si specchiano gli occhi sul fondo piatto di una storia triste, e il loro cuore batte lento il ritorno di un'esistenza di cose mai viste, e poi piangono lacrime amare, tanto le lacrime non valgono niente, piccole lacrime che sanno di noi, piccole lacrime perse tra la gente. Non puoi immaginare quanto fa male un cuore ferito, tutto il sangue perso per combattere una storia d'amore, lo ritrovi in un bicchiere di vino e di voce degli ubriachi l'hanno ascoltata anche in una chiesa, vibrava fra l'altare Cristo, vibrava come una corda. Un popolo, mettetelo a catena, spugghiatelo, attuppateci la bocca, è ancora libero. Levateci il travaglio, o passaporto, a tavolo non mangia, o letto non dorme, è ancora ricco. Un popolo diventa povero e servo quando ci arrobbano la lingua dotata di patri. Là è perso per sempre. Diventa povero e servo quando i paroli non figliano paroli e si mangiano fra diddi. Mina ad ogni ora, mentre accordo la chitarra tu dialetto, che perdi una corda lui giorno. Per Andrea Camilleri. Sarà che sarà che vanno sospirando nelle alcove, che vanno sussurrando in versi e strofe, che vanno combinando in fondo al buio, che gira nelle teste e nelle parole, e accende candele nelle processioni, che va parlando forte nei portoni e grida nei mercati, che con certezza sta nella natura, nella bellezza. Quel che non ha ragione né mai ce l'avrà, quel che non ha rimedio né mai ce l'avrà, quel che non ha misura. Che sarà che vive nell'idea di questi amanti che cantano i poeti più deliranti, che giurano i profeti ubriacati, che sta sul cammino dei mutilati e nella fantasia degli infelici, che sta nel dai e dai delle meretrici, nel piano derelitto dei banditi. Ma che sarà quel che non ha decenza né mai ce l'avrà, quel che non ha censura né mai ce l'avrà, quel che non ha
ragione. Che sarà, che tutti i loro avvisi non potranno evitare, che tutte le risate andranno a sfidare, che tutte le campane andranno a cantare, e tutti gli inni insieme a consacrare, e tutti i figli insieme a purificare, e i nostri destini ad incontrare. Perfino il Padre Eterno da così lontano, guardando questo inferno, dovrà benedire quel che non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio. Lui si chiamava Fugace, era un disoccupato, era un disoccupato di una qualsiasi città del sud, avrebbe potuto essere di Lecce. Andava tutte le mattine Fugace all'ufficio di collocamento, arrivava dall'impiegato dietro il vetro e gli chiedeva: c'è qualcosa per me? Io sono un disoccupato, ho bisogno di lavorare, io so fare benissimo il ventilatore, guarda le mie mani come girano, guarda fanno fresco il ventilatore, c'è bisogno di un ventilatore. Ma l'impiegato scuoteva la testa, lo guardava e diceva: no Fugace, non abbiamo bisogno di un ventilatore. Grazie. E poi il giorno dopo, alle 7:30, ritornava sempre pronto, sempre il primo all'ufficio di collocamento, arrivava e chiedeva, andava dall'impiegato dietro il vetro e gli chiedeva: scusate, io sono disoccupato, ho bisogno di lavorare, lei mi deve aiutare. Io so fare benissimo il frullatore, lo vede con le mani, lo vede come vado veloce, potrei tagliare qualsiasi cosa solo con le mani. C'è bisogno di un frullatore? Non c'è bisogno. Lo guardavano, lo conoscevano, sapevano benissimo che non avrebbe mai trovato lavoro, però con gentilezza gli dicevano di no, grazie. Poi il giorno dopo uguale, ritornava alle 7:30 in punto, scusi, mi chiamo Fugace, sono venuto anche ieri mattina, anche l'altro ieri, io ho bisogno di lavorare, la prego, io ho bisogno di lavorare, non mi dica no prima che dica cosa so fare, perché io so fare benissimo l'elicottero, lo vede le mie mani, lo vede le mie mani come girano, lo vede, vado in alto solo con la forza delle mani, lei avrà bisogno di un elicottero? No. Non c'era bisogno neanche di un elicottero e lo lasciavano andare via. Poi un giorno un vigile vide Fugace che in quella cittadina dove scorreva un fiume a metà aveva scavalcato un ponte, aveva scavalcato la balaustra e si stava tenendo alla balaustra in maniera molto pericolosa. Quindi il vigile gli diceva: Fugace, ma che stai facendo? Fugace, che stai facendo? Io so fare l'elicottero! Si butta giù. Il vigile si è affacciato, ma non l'ha visto per terra. Si è guardato intorno, non c'era da nessuna parte, però ha sentito nell'aria il rumore delle pale di un elicottero. Ah, che sarà? Quel che non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio. Ah, che sarà, quel che non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio.
te che ancora notte già prepari il tuo caffè, che ti vesti senza più guardare lo specchio dietro te, che poi entri in chiesa e preghi piano. Tu pensi al mondo ormai per te così lontano, e che di mattina torni a casa tua perché per strada più nessuno ha freddo e cerca più di te, e poi metti i soldi accanto a lui che dorme. Aggiungi ancora un po' d'amore a chi non sa che farne. Anche per te vorrei morire, Dio morir non so. Anche per te darei qualcosa che non ho. E così, e così, e così. A darle quel che ieri avrei affidato al vento, cercando di raggiungere chi al vento avrebbe detto sì. E che di mattina svegli il tuo bambino e poi lo vesti e lo accompagni a scuola, al tuo lavoro vai. Per te che un errore ti è costato tanto, che tremi nel guardare un uomo e vivi di rimpianto. Anche vorrei morire, Dio morir non so. Anche per te darei qualcosa che non ho. E così, e così, e così. Io resto qui a darle i miei pensieri, a darle quel che ieri avrei affidato al vento, cercando di raggiungere chi al vento avrebbe detto sì. Lo devo fare, lo farò ancora molte volte, ma è proprio un privilegio questa sera stare qui con l'Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento. Voi vedete quest'uomo eretto, ma homo erectus, ma lui passa molta parte dell'anno. E già, tra un po' ricomincio. E fra un po' io voglio sapere una cosa: voi adesso ricominciate Notre Dame. Io te lo dico come parlerei a un fratello. Quanto avete intenzione di andare avanti? Guarda, io almeno fino a quando non mi sostituisce mio figlio. Quindi scherzo, no, non esageriamo.
No, è che la fregatura che ogni volta che finisce un tour dico adesso basta, non ne posso più, basta. Ho fatto troppe. Ho fatto 801 una replica. Poi dopo ti chiamano, dai, senti, ripartiamo, che fai? Facciamo qualche replica. Facciamo giusto 170. Sì, i tour sono mediamente 200 repliche. Però le fai così, cioè in un attimo. Quindi insomma, noi possiamo stare tranquilli. Sì, andrà avanti. Andrà avanti, io sono praticamente, io dico sempre che sto a Quasimodo come Paolo Villaggio stava a Fantozzi o Sean Connery a James Bond. Cioè, mi sono preso gli esempi. Somigli un po', diciamo. Sì, Fantozzi. No, non ho detto. però è come... anche se il dubbio a qualcuno è venuto, perché una vicina di casa mi ha chiesto, quando c'è stato l'incendio a Notre Dame, mi ha detto, ma adesso dove lo fate lo spettacolo? Lo vedi, perché a forza di... O quelli che ti dicono, no, ma quando ricomincia il mostro di Rotterdam? Certo. Però... Parliamo di questo musical. Tu hai fatto molti musical, tra l'altro. Tu hai fatto anche I Promessi Sposi, hai fatto Jekyll e Hyde, Notre Dame. Ecco, la domanda è, hai finito uno dei musical qualsiasi in cui sei rimasto vivo? No, da contratto proprio. Perché proprio tu... Da contratto devo morire, però. Però... Perché allunghi la vita come i sogni, quindi va bene. Però questo... Quest'uomo innamorato di Esmeralda, poi parleremo di Esmeralda, cioè, io voglio fare un'esegesi di Notre Dame, dura 40-45 minuti, solo l'esegesi, anche perché non ho la minima idea di cosa significhi esegesi, ma tu vivi in mezzo, in questa cattedrale, poi parleremo anche di quel posto, in mezzo alle campane. Le mie amanti, le vorrei abbracciare, farle ballare, farle cantare, se nevica o piove, se c'è vento o c'è il sole. Suono le campane coi miei tormenti e le mie gioie. Le campane, perché nasce chi se ne va, di mattina o di giorno, di notte, perché prego, piange, perché si alza presto e sta qui, quando è l'ora per la messa del popolo mio, per le palme o perché è Natale, poi c'è l'Assunzione, ogni santi e l'Epifania, perché l'angelo andò a parlare a Maria, per un anno che già qua mentre il vecchio va via, e per le processioni e le celebrazioni, per la Pasqua e le sue rose, un bel sole per me. Per i santi protettori da tutti i dolori, le domeniche che sono piene di sé, per gli osanna e alleluia di mortalità. Quelle che preferisco, queste mie donne di ferro, sono le tre mie migliori amiche, via la più piccolina, per i bambini per me, via la grande Maria, che manda in mano quando suona la grossa Maria.
sto tanto allegro qui. Mi sento triste e morirei. Vedo tutta la gioia e la felicità che nessuna donna mai nei miei occhi vedrà. Io li vedo volare su nel cielo e sul mare, e felici come stelle li vedo brillare. Suono io le campane, Kyrie eleison, alleluia, osanna a te, Signore, che si là. Fantastico, aveva ragione Stanislavski che uno deve calarsi nel personaggio. Tu sei diventato Quasimodo, hai visto che alla fine, sull'ultimo acuto, non sei riuscito ad alzarti del tutto, sei entrato già adesso. Quello da sempre, guarda, quello da, perché mi dicono, ma è sempre un po' Quasimodo quando canti, lo facevo anche prima in realtà, poi c'è questo. In abiti civili, diciamo, abbastanza civili, è difficilissimo cantare queste canzoni dopo che hai fatto lo spettacolo così tante volte, per farlo in questa versione, diciamo, pop, leggera, perché c'è un'abitudine al costume, all'interazione con i colleghi, entrare proprio nella storia, al trucco. Ma poi io immagino le prime 400 repliche con questa cosa che la gente poi non ti aveva visto così, ti vedeva truccato così, quindi quando uscivi nessuno ti riconosceva, non ti chiedeva l'autografo nessuno, perché quando esce il gobbo... Per fortuna non è una cosa... Mi interessa quello, cioè mi fa piacere ovviamente, però non è che... Però è vero, cioè, a volte scambiamo i macchinisti per Quasimodo, c'erano alcuni macchinisti infatti, grossi, che ma che Quasimodo, io sono macchinista. Non so Quasimodo, io... Esatto. Ma una cosa, voglio dire una cosa seria, perché l'hai citato tu prima, e quando c'è stato il rogo di Notre Dame, io ho pensato a voi, a te, che in qualche modo qui in Italia rappresentate un po' quel fiume di persone che si è riversato lungo la Senna e con gli occhi lucidi ha guardato il fumo che arrivava dalla cattedrale. Ed è vero anche che quest'opera poi è un simbolo che arriva da lì. Tu cosa hai fatto quella sera? La notizia mi ha un po' sconvolto. Poi mi sono tranquillizzato quando ho saputo che non c'erano vittime, ovviamente. Però certo, per me ha significato molto, e significa molto la cattedrale, un po' perché è stata veramente fonte di ispirazione, perché adesso a parte Stanislavski, Strasberg, eccetera, io sono andato lì a ispirarmi proprio in quel luogo. Prima, mi sentivo veramente il custode. Prima del provino con Cocciante? No, dopo. C'ero già stato prima, ma poi sono tornato più volte. E quindi sì, mi ha toccato molto ed è un motivo in più per raccontare questa storia. È una storia che ha per luogo origine nell'anno del Signore 1482, storia d'amore, di passione. E noi gli artisti senza nome, la scultura e della rima, la faremo rivivere
Questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa statua, musica e poesia, e tutto sale su verso le stelle, su mura e vetrate, la scrittura. A volte siamo troppo juventini così, a volte nelle canzoni sono contenute cose, sì sì, le parole di questa canzone stanno dentro ai pensieri che facevamo prima, però ho detto una cosa seria e quindi ricomincio a dir cazzate. Senti, in questo musical a me sono tutte le figure, i personaggi, Victor Hugo li ha scritti e chissà se poi lui pensava che Cocciante, Pian Plamontone e poi Pasquale Panella li avrebbero fatti diventare così con questi nomi. C'è allora Gringoire che porta un cappotto blu anche d'estate, un puffo che gira per le piazze di Notre Dame. Esmeralda che di tutti i posti gliel'aveva detto sua nonna Josephine, le aveva detto: se ti viene voglia di ballare vai in discoteca, cosa vai davanti a Notre Dame che crei un casino, perché si innamorano di lei tutti, compreso il gobbo, si innamora Frollo, ma anche lì un arcivescovo può chiamarsi come un biscotto, io mi domando. E poi si innamora il capo delle guardie, Febo, quello che anche lì gli hanno costruito un costume fatto di lamiera e col coltello dentro, l'hanno vestito da lavastoviglie, può essere lui il capo delle guardie di Notre Dame. E poi tu, Quasimodo, innamorato. Cioè, la parola Quasimodo io parlo. Probabilmente lo facevi anche a scuola quando studiavate Quasimodo, sì. Quell'altro, certo, ma me lo rifai, scusa, Quasimodo. Vabbè, poi mancano i dettagli, però. Che meraviglia, l'arte alle volte. Quasimodo! E senti, tu, questa cosa di questo amore non corrisposto, Cocciante ti ha preso perché è un elemento autobiografico? No, per fortuna no. Per fortuna. E finisce Notre Dame con questa elegia, con questo inno dedicato a Esmeralda, che solo per essere andata, come dire, uno arriva a Lecce, si mette, va a ballare in Piazza Duomo, crea un casino in tutta la città, solo per essere andata a ballare davanti a Notre Dame ha perduto le vite di questi tre. Parola bella è nata insieme a lei, col suo corpo e con i piedi nudi. Lei è un volo che afferrerei e stringerei, ma sale sull'inferno a stringere me. Ho visto sotto la sua gonna da città, con quale cuore prego ancora. Qualcuno che le scaglierà la prima pietra, si è cancellato dalla faccia della terra, volesse il diavolo la vita, passerei con le mie dita tra i capelli di Esmeralda. Demonio che si è incarnato in lei per strapparmi gli occhi via da te. Lei che ha messo la passione e il desiderio in me, la carne sa che paradiso è lei. C'è in me il dolore di un amore che fa male e non mi importa se divento criminale. Lei che passa come
per una volta io vorrei per la sua porta come in chiesa entrare in lei. Beh, lei mi porta via con gli occhi e la magia, e non so se sia vergine o non lo sia. C'è sotto Venere la gonna sua, lo sa, mi fa scoprire il monte e nulla al di là. L'amore ha messo non vietarmi di tradire, di fare un passo a pochi passi dall'altare. Chi è l'uomo vivo che potrebbe rinunciare sotto il castigo poi di tramutarsi in sal, un fior d'aliso, vedi, non c'è fede in me, vedrò sul corpo di Esmeralda se ce n'è. Ho visto sotto la sua gonna d'agità, cancellato dalla faccia della terra, volesse il diavolo la vita, passerei con le mie dita tra i capelli di Esmeralda. Di se deve essere l'ultima volta, voglio che sia così. Se deve essere l'ultima notte, voglio che sia questa. In mezzo a uomini senza fallo. Semidei che vivete in castelli inargentati, che di gloria toccaste gli apogei, noi che invochiam pietà fummo drogati. Dell'inumano varcando il confine conoscemmo anzitempo la carogna che ad ogni ambito sogno mette fine, che la pietà non vi sia di vergogna. Banchieri, pizzicagnoli, notai, coi ventri obesi e le mani sudate, coi cuori a forma di salvadanai, noi che invochiam pietà fummo traviate, navigammo su fragili vascelli per incontrar del mondo la burrasca, ed avevamo gli occhi troppo belli che la pietà vi rimanga in tasca. Giudici eletti, uomini di legge, noi che danziam nei vostri sogni, ancora siamo l'umano desolato gregge di chi morì con il nodo alla gola. Quanti innocenti all'orrenda agonia votaste decidendone la sorte, e quanto giusta pensate che sia una sentenza che decreta morte. Siamo noi che ci avviciniamo, che poi ripartiamo, che non ci guardiamo, non ci ricordiamo, non ci preoccupiamo neanche più di noi. Quando c'eravamo, quando ridevamo, quanto ridevamo, se non sapevamo cazzo ridevamo, mentre il mondo ci sta sbeffeggiando, ci sta deridendo, ci sta bruciacchiando, ci sta seppellendo, quasi singhiozzando, sempre schignazzando, sta superando, ma sta nevicando, forse sta piovendo, forse sto sognando. E là c'è una nave in mezzo al mare che va, se ne va, e sul ponte della nave si continua a ballare. Noi non ci arrischiamo, noi ci divertiamo col trapezista, solo quando cade, solo quando accade, siamo sempre noi. Quando ci tocchiamo,
e poi ci ritocchiamo, ci plastifichiamo, ci tonifichiamo, ci pianifichiamo. Mentre il mondo si sta nascondendo, si fotte di paura, se ne sta scappando, bianco come un cencio, magro che fa senso. Questo mondo ci sta disegnando, ci sta designando, ci sta disegnando, ci sta destinando, ci sta digrignando. E là c'è una nave in mezzo al mare che va, se ne va, e sul ponte della nave si continua a ballare. È una nave in mezzo al mare che va, se ne va, e sul ponte della nave si continua a ballare. Noi ci divertiamo, noi ci divertiamo con il trapezista solo quando cade, però solo quando accade, lì lì noi ridevamo, ma quanto ridevamo, e non lo sapevamo, e cazzo ridevamo. Poi sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, è la luna che sta per cadere e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere e passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, e lo dice anche la RAI, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde, e sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città, piazze, i giardini e la gente ne va, galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà, ma questa sera fa le sue vele sulle case, sono mille lenzuola, ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura ma stare un poco attenti, a due gli innamorati sciolgono le tele come i pirati, e in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella, perché mi perdere se dovessi capire che stanotte non ci sei. Notte dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontano una luce diventa sempre più grande, è la notte che sta per finire, è la nave che fa ritorno,
portarci a dormire. Che pagano il mio pranzo, non c'è mai sulle panchine in piazza grande. Quando fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Dormo sull'erba, molti amici intorno a me, innamorati in piazza grande. Dei loro guai, dei loro amori, tutto so, sbagliati e no. Avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio, avrei bisogno di pregare Dio, a modo mio, avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, la mia vita non la cambierò. Grande Lucio questo applauso, grande, immenso, immenso Lucio.
fossi nei miei occhi per un giorno, vedresti la bellezza che piena d'allegria io trovo dentro gli occhi tuoi, ignasse magia. Protagonista del tuo amore, non so se sia magia o realtà. Se tu fossi nella mia anima un giorno, sapresti cosa sento in me. Istante insieme a te, e ciò che provo è solamente. Grazie. Diventando qualcun altro. Sì, no, perché no. Fammi vedere. Tutti quelli che fanno questo mestiere, no, cominciano per emulazione, si comincia imitando gli altri, no, poi si trova nella migliore delle ipotesi una propria personalità. Da piccolo, anche nello sport, no, sognavamo di essere Maradona, Falcao, Zico, allora. Io sognavo di essere Nicolai, l'uomo che era in grado di fare autogol da qualsiasi posizione del campo. Io quello sognavo. E qui vedevamo le loro gesta calcistiche e sotto casa, no, a pallone, cercavamo di riprodurre le cose. E così nella musica, io sognavo di, cioè guardavo i grandi cantanti, li studiavo più i cantanti che i libri di scuola, e guardando e studiandoli ho imparato come tutti i cantanti hanno una propria postura, una propria mimica, o al di là della vocalità. E allora fateci caso anche voi, no? I cantanti anche da lontano, soltanto con la postura, con la figura, riuscite a capire di chi si tratti, no? Ad esempio, se io mi mettessi così, un cantante che sembra sempre un po' svogliato quando arriva a cantare da qualche parte, chi potrei essere? Sparate qualche nome. Chi ha detto Gino Paolo? Vabbè, tuo cugino, dai, su, dai. Era dai, la signora, dai. Sì, gliel'ho detto prima di salire. L'avete preparata, non ci, camerino. Non ci conosciamo, no. Però hai visto. E invece, Gino Paoli, ci avete fatto caso? No, quando canta sempre un po'... Invece se io mi mettessi così? Sempre Gino Paoli. No, sempre Gino Paoli, non è che Gino Paoli canta solo... Cioè... Dipende. E allora, maestro, un pezzettino proprio di Gino Paoli, mi serve un filino di voce in più, non mi devo stare qui, se no... Un filino di voce in più, perché Paoli è un po'... il Paoli... di oggi, però, oltre ottantenne, perché c'è una differenza. Come fa ridere?
senza fine, tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro, per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto senza fine. Ma senti un po', vabbè. Ma poi come dice, ma scusa, come dice vissuto, che lo butta là, come che, dire sono qua ma vorrei essere da un'altra parte. Credo che sia la resina parte dentale. Ah, ma poi scusa, adesso che sto siamo scherzando, Gino, tra, che un mito. Trasformati. Sì, si imitano solo quelli che si amano, io ho imitato. Poi io ho fatto una trasmissione tempo fa, dalle quale show. Era quella, sapete, quella delle protesi che uno diventa un'altra. Anche avevamo, là, gli ospiti, a sorpresa in tale quale show, davvero era una sorpresa, cioè noi imitavamo e poi ogni sera interveniva qualche cantante originale. E allora la sera che ho imitato Franco Califano è successo questo, che io mi stavo truccando, erano 4-5 ore di protesi eccetera per diventare personaggio, e è arrivato il califfo, il maestro Califano, è arrivato, l'hanno fatto accomodare in un camerino accanto alla sala trucco. E gli autori e i produttori del programma così gli hanno detto: maestro, adesso le spieghiamo come funziona il programma. Allora, Joe farà la sua imitazione, lei starà tra il pubblico, perché gli facciamo una sorpresa, lei starà tra il pubblico, a fine esibizione di Joe, quando ha finito l'imitazione, Carlo verrà giù, la prenderà, la porterà sul palco, Carlo la inviterà a duettare con Joe sui suoi grandi successi, Tutto il resto è noia, Un'estate fa, eccetera eccetera. Poi maestro non si muova perché Carlo manderà la pubblicità. Al rientro dalla pubblicità Carlo le farà ancora alcune domande, coinvolgerà anche Loretta Goggi. Insomma, Califfo, già stralunato com'era, stava così, sentiva Carlo qui, Carlo lì, a un certo punto ferma gli autori e fa: ma chi cazzo è Carlo? E non sapeva manco dove stava, però noi vogliamo ricordarlo lucido con un suo capolavoro, mi devo mettere qua, se no non c'ho la spia, con un suo capolavoro che vi invito a cantare poi. Il ritornello lo conosciamo tutti perché è un manifesto questo, è proprio un manifesto questa canzone. C'è fredda, beh? Sì, d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena, dolce atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed è ora, hai voglia di far centro quella sera, sì d'accordo, ma poi tutto il resto, gioia, no, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Grazie per questo incontro. E poi qui vedevo grate cose, poi il suo habitat. No, scherzo. No, vabbè, questa un po'. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, errors on the faces of people going by. I see friends shaking hands, singing nature, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Then I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Oh, yes, I think to myself. What a wonderful world.
Grazie, 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 grazie. Roxanne!